Nella prima vetrina del museo sono esposti reperti risalenti al Neolitico, quella fase della preistoria in cui hanno inizio agricoltura, allevamento e produzione della ceramica. In Sardegna ci troviamo tra il 6000 e il 2800 a.C. circa. Al Neolitico medio, tra 4800 e 4300 a.C., si riconducono numerose statuine femminili in molteplici materiali, come terracotta, pietra e osso. Tra queste si segnalano per la raffinatezza nella realizzazione quelle della necropoli di Cucuruzarriu, in comune di Cabras. Furono rinvenute all'interno di 9 sepolture a pozzetto scavate nella terra. Il corpo del defunto era deposto rannicchiato sul fianco sinistro in posizione fetale e teneva la statuina nella mano destra. Il corredo, costituito da perline di clorite, rotelline discoidali, vasi contenenti resti di pasto rituale, strumenti in ossidiana e in selce, accettine in pietra verde, punte di zagaglie in osso, macinelli e appunto le statuine, da una a tre, era disposto tutto attorno al corpo. L'interpretazione delle statuine femminili, sebbene dibattuta, le identifica come dee madri, divinità femminili depositarie del segreto della nascita e della morte, concepite come un ciclo ininterrotto e pertanto di buon auspicio per la rinascita del defunto. Tra le statuette esposte in questa vetrina, la Star è probabilmente quella proveniente dalla tomba 386. Alta circa 18 cm, probabilmente la più grande tra le dee madri di questa fase, è resa con tratti di tipo volumetrico naturalistico. Volumetrico in quanto costituita da volumi tondeggianti che rappresentano glutei, cosce e busto, più un cilindro per la testa, naturalistico in quanto sono rappresentate tutte le parti del corpo. È scolpita in una calcarenite piuttosto chiara, ruvida e porosa al tatto, modellata dall'antico artigiano mediante incisione e lisciatura. È rappresentata in piedi, con le braccia lungo i fianchi. Il petto voluminoso risulta separato da una linea orizzontale dal ventre, da cui si dipartono le gambe, anch'esse costituite da volumi tondeggianti, che terminano in un piedino triangolare conservato solo per l'arto destro. L'elemento più particolare è il copricapo piatto sulla sommità della testa, decorato con tre fasce parallele, da cui pendono copriorecchie ornati da un motivo di linee spezzate e semicerchi. Dai copriorecchie pendono a loro volta due bande sfrangiate, mentre una terza scende dal copricapo sulla nuca fino alla schiena. La statuina fu rinvenuta durante la campagna di scavo che interessò la necropoli alla fine degli anni 70, in occasione dei lavori per la realizzazione del canale scolmatore. Grazie alle analisi al carbonio 14 condotte sui resti scheletrici, si può datare con una certa accuratezza nei secoli tra il 4800 e il 4450 a.C.